Beh ragazzi, innanzitutto buongiorno. Ma quant'è che gioca il Lecce? Stasera alle 20:45, no? Giusto? Non mi ricordo sinceramente. Sì, oggi stasera ragazzi c'è la partita al Tardini alle 20:45, Parma-Lecce, vedremo l'ultima amichevole stagionale. Voi mi direte, ma sei pazzo? Ma che cazzo dici? Ieri sera... Ah? Cosa? Ieri sera cosa? Che è? Sto già parlando solo perché sono pazzo, sapete. Ieri sera ha giocato. Il Lecce ha giocato. E non ha visto niente, c'è staccio io. Voi avete visto qualcosa? Fatemi sapere sotto se voi avete visto la partita ieri sera. Io non l'ho visto. Cioè, io non l'ho vista. Se voi avete visto una partita e mi scrivete che avete visto. Ah, sì, questa sera abbiamo visto cose positive e cose meno positive. Cose positive che potevamo. Che il portiere ha fatto 300 parate, se no prendevamo 6 gol. Cose negative, non abbiamo fatto neanche un tiro in porta, tranne con Helgason, così, che ha vissuto allo secondo tempo. Ah, ecco le cose positive e negative, cazzo. Non la dici prima, Baroni? Così dovevi dire, come l'ho detto io, che è la verità. Questo dovevi dire, non le inventi cose. Ma vaffanculo, poi la scusa che ha messo lì Vagnoni, che ha messo Guido, che ha messo Giaur. Ma va, che cazzo non c'è c'entra. Scusa, ma questa puntata alla giocata di ieri sera saranno le... Ieri, vabbè, ieri sera, boh, vabbè. Facciamo che di ieri sera, inventiamoci che ieri sera ha giocato il Lecce, no? Quelli là saranno le alternative diciamo dei titolari, che poi alcuni erano titolari ieri sera, tipo Frabotta era titolare, Cesai era titolare, quindi sì, poi a centrocampo sto cazzo, chi è sto Askinen? Ma se vuoi toccare una palla Lampo proprio inesistente proprio, e cerca cinca dice che asciuga titolare. Poi Gonzales, lo inseriamo in prima squadra. Cioè, queste qua ragazze saranno le riserve dei titolari, facciamo, no? 9 undicesimi ieri sera erano, sono le riserve dei titolari. Cioè, come facciamo a giocare con queste riserve? Con tutto rispetto, ma non perché siano scarsi, io non voglio accusarli, è perché comunque non sono all'altezza di giocare nella Serie A. Ieri sera il Parma, che è una squadra di Serie B, comunque tutto rispetto, che probabilmente lotterà, anzi sicuramente lotterà per andare in Serie A, anche se quest'anno è difficile, ne ha fatto proprio lo culo. Cioè proprio non ha fatti giocare proprio, non si è vista proprio niente, non si è visto niente, non c'era stato proprio un gioco. Cioè loro ci hanno messo sotto, ci hanno palleggiato in faccia. Non mi ricordo chi diceva, Gattuso diceva sta cosa. Oggi ci hanno palleggiato in faccia, mi ricordo con il Milan. Oggi ci hanno palleggiato in faccia, perché quello l'italiano, no? Come me, non è che lo faccio un buono, manco Iggio. Allora dice queste minchiate qua, queste perle di saggezza, che poi in realtà sono vere. E che lui era, cioè è vero, insomma, è schietto, no? Per parte non mi va di parlare di lui, giusto per dire quello che pensavo, che comunque è giusto. Quindi ragazzi, ieri se non è stato per Falcone, non sa quante gol gli abbiamo pigliato. Cioè veramente Falcone è stato in gamba. Poi abbiamo preso un gol da Polli. Ma immaginatevi, questi qua, questi gol qua sono, no, che poi in realtà è anche giusto. È perché il Lecce vuole difendere alto, con la difesa alta, come giustamente ha detto Baroni. Però immaginate voi in Serie A quanti gol prenderemo del genere, con la difesa a centrocampo, che Guigi lancia la palla. Immaginate voi un attaccante di Serie A, che sicuramente è più veloce di Mihaila. Comunque Mihaila è un bello giocatore, mi sa che è rumeno, bello giocatore, veloce, è forte, mi sembra abbastanza forte. Immaginate voi un giocatore veloce, si infila in mezzo a due, come ha fatto quello Calabruciati, ha fatto uno scatto, l'ha messa in pauta, era se non sbaglio Calabresi e forse Gendré, se non mi sbaglio, se non mi ricordo male, che poi Gendré pure titolare, quindi nel secondo tempo sono entrati pure un po' di titolari, Ullmann e qualcun altro. Quindi ragazzi, cioè, ne ha bruciato, ne ha fatto nuovo. Aspetta, pure lo primo tempo gli è successo che è stato bravo lo portiere, cala parata, quindi ieri non vi è stato per far, ecco una cosa positiva, Falcone portiere, lo portiere si sa, il portiere di Serie A, il resto è giocato già in Serie A, il resto tutti giocatori promesse, giovani di buona, cioè come devo dire, di buona validità. Io non sto criticando i giocatori, il problema è che non come si dice, gli hanno fatto assaporare a questi giocatori un po' di calcio reale, e ieri si è visto. Poi abbiamo visto un Lecce arrendevole al secondo tempo, veramente, cioè sono entrati Rodriguez e tutti, quasi tutti, Blen,
Eitugia, Gendre, Gallo. Da Gallo comunque Giovagnone si è impegnato, qualcosina ha fatto. L'unico che mi è piaciuto, secondo me, oltre a Falcone, è stato Listoschi. Ieri sera, ragazzi, Listoschi qualcosina di buono l'ha fatta vedere. Si vedeva comunque, si muoveva, ha saltato l'uomo, qualcosina, ha fatto un bel cross al primo tempo. Lui, cioè, comunque si vedeva che si impegnava. L'aria invece si asciugava giusto per sciogliere. E anche Bistrovic, Bistrovic quando è entrato qualcosina l'ha fatta vedere. Sembra che abbia una buona tecnica ed è forte fisicamente. Così mi è sembrato, fatemi sapere. Cioè, sto dicendo che abbiamo visto poco, però da quel poco che ho visto rispetto agli altri, a Skiden e compagnia bella, ho visto questo qui che comunque c'ha il piede buono, mi sembra che ce l'abbia il piede buono. Ma comunque dai, sicuramente non è che quelli di ieri sono i titolari, però voglio dire, saranno le alternative ai titolari. Quindi magari quando mancherà uno, un casino. Poi in attacco, se sai, io lo dovevo la giritta. Io avevo la giritta, ma a me, Mel, che stai? Mi rompono i cucchioni. Ma voi la sapete, cali, che stai? Mi rompono un cazzo a me. Capito che Lecce si è indebolito in attacco. Vedete, si è indebolito in tutte parti. Però, in attacco, si è indebolito in attacco. E che stai? Dice, ma se sai, ha fatto 20 gol al campionato svizzero. Svizzero, con tutto il rispetto. Ma la Serie A è una cosa. Ah già, è nato campionato, sa adattare, sa fare, sa qui. Finché si adatta in Serie A, sicuramente avrà delle buone qualità tecniche, quello che volete. Ma finché si adatta qui giù, un po' spicciato campionato. Colombo, abbiamo lasciato. Vabbè, cioè, se è stessa cosa dico, dai, inutile, come ha lasciato capocannoniere e pigliamo uno, ha fatto 6 gol. Sicuramente servirà un attaccante, per forza. Per forza servirà, ragazzi, un attaccante. Non possiamo fare altro. Non possiamo giocare con tutto il rispetto con loro due. Persone e Vagnone alla primavera. Quindi Vagnoni, fatemi sapere cosa pensate di quello che ho detto. I difensori mancano. Mancano due titolari, perché non possiamo giocare né con Tuglia e né con Dermago. E con tutto rispetto neanche con Calabresi, che ieri sera, che comunque qualche chiusura l'ha fatta, sì, però ci servono, come si dice, difensori, perché Calabresi più è terzino. Ci servono difensori da Serie A. Che poi all'intervista di Francesco Barano non ti sapeva niente. Come cazzo è possibile? La sappiamo tutti noi, cioè tutti la sanno che l'ha pigliato Iggio, no? No, la società non mi ha comunicato nulla. Scusa, non leggi i giornali. Baroni, ma che cazzo dici? I Baroni, i giornali non li legge, l'ha cattato Di Francesco. L'ha cattato, cattato, cattato. Come cazzo è? Io non lo so. Non mi dire, no, guarda, se vi giuro, se va a fare... Non penso, perché è ufficiale, non so, non è ancora in realtà ufficiale. L'ha preso. Immagina la fine, va a fare la fine di Maximovic. No, no, Max, no, non credo. Comunque l'ha preso, dai. Non penso che ci sarà qualche di nuovo, qualche ripensamento mentre sta a firma che la tende a fare. No, come ha fatto Maximovic. Che poi ha rescisso anche il contratto col Genova. Dai, speriamo di no. Comunque, dai, fatemi sapere di quello che ho detto. Ho detto senza marea di stronzate, ma molte delle cose sono vere, perché io sono molto schietto e molto sincero. Che poi se dice il Lecce si ama e basta, non si può mai criticare. Quindi tu guardi una partita, là c'è cazzo di guardare a fare la partita. Non la guardo. Se io non posso, se io vedo qualcosa che non mi piace e non posso criticare, no? Che senso ha? La persona dice no, il Lecce non si critica, si ama e basta. Ah, è come se una mugghiere te face le corna e ti tanto è mugghiere da ramino stesso. Se gira la parte, oh amore mio, io ti amo, e poi magari qui ti fa. Tanto è l'amore, cioè come se tu sei innamorato di Lecce, però qualsiasi cosa fa, buono, giusto o sbagliata, comunque è giusto sbagliare, non sto dicendo che uno sbaglia, sbagliano tutti, perché non si può sbagliare, certo, però è giusto anche che uno, cioè, no, dica la sua, che può essere giusto o sbagliata, una opinione. Io mica l'ho massacrati, io non ho massacrato nessuno oggi. Ho detto solamente, semplicemente la mia. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo alla prossima. Lecce Cittadella, ovviamente giocheranno i titolari, dice che Baroni li ha riservati. Cioè, voglio dire, riservati, comunque, dai. Speriamo bene, ragazzi, speriamo che arrivino i difensori, eh? Ciao a tutti.